L'opera mia. Ecco, è finita. Ora che ho scritto l'ultima parola. Sì, ora. Perché a teatro l'opera dello scrittore non c'è più. Per giudicare il testo, bisognerebbe che l'opera potesse rappresentarsi da sé, non più con gli attori, ma con i suoi stessi personaggi che per prodigio assumessero corpo e voce. Ma un simile prodigio è possibile? No. E allora un'opera d'arte è fissata per sempre in una forma immutabile, la perfetta quiete raggiunta dopo tutte le agitazioni del travaglio dell'autore. Ma può esserci vita dove non si muove più nulla, dove tutto riposa in una perfetta quiete? Perché l'opera d'arte sopravviva, è necessario rimuoverla dalla fissità della forma e allora la vita, sempre diversa a seconda dei casi, gliela daranno altri da noi. Spesso mi è capitato di pensare all'eternità di un'opera d'arte come a un'irraggiungibile divina solitudine, da cui anche il poeta stesso, subito dopo averla creata, resti escluso, egli mortale da quella immortalità. Tremenda nell'immobilità del suo atteggiamento, una statua. Michelangelo, dopo aver scolpito il suo Mosè, ogni scultore, dopo aver creato una statua, se davvero crede di avergli dato vita per sempre, allora deve desiderare che essa, come una cosa viva, possa muoversi e parlare. Ma finirebbe di essere una statua, diventerebbe una persona viva. Ma solo a questo patto può tradursi in vita ciò che l'arte ha fissato per sempre nell'immutabilità di una forma, a patto che questa forma riabbia movimento. Che succede? Ma chi è lei, scusi? Che cosa vuole? Sono qua, in
cerca di un autore. Di un autore? Ma quale autore, scusi? Io non qualunque, signore. Senta, mi faccia il piacere. Potrei essere la sua nuova commedia. Lei vuole scherzare. Oh, che dice mai, signore? Al contrario, le porto un dramma doloroso. Senta, potrei essere la sua fortuna. Mi faccia il piacere di andarsene immediatamente, che non ho tempo da perdere con i pazzi. Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, che sfacciatamente non ha neppure bisogno di parer verosimili, perché sono vere. Ma che diavolo sta dicendo? Dico che potrebbe ritenersi realmente una pazzia, sì, signore. Sforzarsi di fare il contrario, cioè di crearne di verosimili, perché paiano vere. Mi permetto di farle osservare che se di pazzia si tratta, questa è pur l'unica ragione del suo mestiere, scrivere per il teatro. Ah, sì. Bene. Quindi per lei il mio è un mestiere da pazzi. Far parer vero quello che non è. Così, senza alcun bisogno, signore. Per gioco. Non è suo ufficio, scusi. Unitamente ai suoi attori, poi, dar vita sulla scena a personaggi fantasticati. Fare teatro, caro signore, è un mestiere nobilissimo. Sebbene gli autori di oggi scrivano commediole insulse e burattini al posto di personaggi, ebbene sappia che io potrei vantarmi di aver dato vita, unitamente ai miei attori, in diversi teatri, a spettacoli dignitosissimi. Ecco, benissimo. A esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono abiti, meno reali, forse, ma più veri. Siamo dello stesso parere. Ma come, scusi, se proprio prima diceva... No, per lei dicevo, scusi, signore, che prima quasi ha gridato di non aver tempo da perdere con i pazzi. Mentre nessuno meglio di lei può sapere... La natura si serve della fantasia umana per proseguire più alta la sua opera di creazione. Ma sì, certo. E che cosa vuole concludere con questo? Niente, signore. Dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme. Albero, sasso, farfalla, acqua o donna. E che si nasce anche personaggio. E quindi, mi scusi, sa, lei vuole farmi credere che in mezzo a chissà quanti altri, immagino a questo punto lei è nato personaggio. Appunto, signore. È vivo, come mi vede. Beh, mi dispiace che rida così, perché le ripeto, porto dentro di me un dramma doloroso. Con questo bel fiore in bocca che la sorte ha voluto riservarmi. Basta, per Dio, basta. Mi faccia il piacere di andarsene, che io devo proseguire qui con le mie cose. E poi guardi che non è bello venire a farsi beffe in questo modo. Ma io mi faccio meraviglia della sua incredulità. Ma scusi, ma non è abituato lei forse a veder balzare vivi sul palcoscenico, uno di fronte all'altro, i personaggi che lei ha creato come autore? Forse perché non c'è un copione che mi contenga. La prego, mi scusi. Mi sono permesso di...
mi sono permesso di portarle degli, i miei appunti, se alla cortesia creda veramente con la mia storia. Io sono un personaggio, mi creda, signore, interessantissimo. Sì, quantunque un pochino sperduto. Sì, sperduto, va bene. Nel senso, veda, che l'autore che mi pensò vivo non volle poi, o non poté materialmente, mettermi al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo e può ridersi anche della morte, non muore più. Ora l'uomo, lo scrittore, è strumento della creazione, la creatura non muore più. Per vivere eterna non ha neppure bisogno di particolari doti o di compiere chissà quali prodigi. Chi era Don Abbondio? Ma chi era? Sancho Panza, Don Chisciotte, eppure vivono eterni, perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda che li fece crescere, che li nutrì, che li fece vivere per l'eternità. Sì. Guardi, tutto questo va benissimo. Ma la domanda è: che cosa vuole lei ora qua? Voglio vivere, signore. Per l'eternità? No. Almeno per un momento. Senta, il dramma è già tutto in me, sono io. E sono impaziente di rappresentarlo così come dentro mi urge la passione. Perché non sappiamo da cosa sia fatto, ma c'è. Ce lo sentiamo tutti come un'angoscia nella gola, il gusto della vita. Non lasciarla mai posare un attimo l'immaginazione. Aderire con essa continuamente alla vita degli altri. Come un rampicante intorno alle sbarre di una cancellata. Un po', si sente bene? Perché mi pare un pochino confuso. Peggio. Altro, signore? Peggio. Perché la vita, per Dio, è solo pensiero di perderla. Senta, per favore, me lo faccia rappresentare subito questo dramma, perché vedrà che a un certo punto io a casa, tranquillo e quieto, come quella disgraziata vorrebbe, non ci posso più stare! Perché se mi si fa un solo momento di vuoto dentro, lei lo capisce, vero? Io ormai dimentico di me stesso, della mia sorte. Io vivo ogni sensazione come se fosse lui. Ci sono di questi giorni certe buoni al Picocca. Attenzione! Sta narrando! Guardi che a teatro non si narra, non si può. Ma io non narro, io voglio spiegare. Ma spiegare cosa? Se non ci capisco nulla! Ma se è tutto qui il male! Nelle parole... Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, signore? Se uno, nelle parole che dice, mette il senso e il valore delle cose come sono dentro di sé, mentre chi li ascolta, inevitabilmente, le assume col senso e il valore
e le cose che hanno per lui, del mondo come egli ha dentro. Crediamo di intenderci. Non ci intendiamo mai. Sì, però è necessario che lei si spieghi meglio, più chiaramente. E poi dico venire a buttarmelo in faccia così. Vabbè, capirà, signore, scusi, è nato come sono per la scena. Ah, ho capito. Lei è un attore dilettante. Ma no, nato per la scena, dico, nel senso che... No, ma guardi, si vede che deve aver già recitato. Ma no! Ma quel tanto che ognuno recita, cioè, nella parte che si è assegnato... O che gli altri gli hanno assegnato nella vita. Poi in me veda, è la passione stessa. Guardi, che appena si vive, la si esalta, no? Da sola, come succede un po' in tutti, e diventa un po' teatrale. No, ma va bene, va benissimo. Cioè, però, vede... E non è facile. Ma come non è facile? Ma il suo compito è facilitato dal fatto che sono qui, vivo, davanti a lei. Ma non basta. Ma come non basta? Vedendomi vivere il mio dramma. Ma poi ci vuole sempre qualcuno che lo scriva. No, che lo trascriva, semmai. Avendolo vivo, in azione, davanti, scena per scena. Non ci vorrà niente, sa. Ma guardi, mi dia retta, basterà che lei segua la traccia che gli ho portato e... Scrivere qualche battuta, certo, arrangiare, sistemare e provare. Vedrà che scene verranno fuori. Oh, si capisce, eh? Si capisce. Oh, già, ma senza gli attori. Ma no, guardi, sia lei. Io? Ma che dice, scusi? Lei sì, lei perché no? Ma perché io ho altre cose da fare adesso, scusi? Poi non ho mai fatto l'attore io. Non potrebbe cominciare ora, scusi. Non ci vuole niente, sa. Al giorno d'oggi lo fanno in tanti. Ah, sì, quello è vero, eh. Troppi, sa. Troppi. Non lo so. Ma che mi interessa, eh. Perché si intuisce che c'è della materia da quale trarne un bel dramma. Sì. Vabbè. Proviamo. Proviamo. Così, per gioco. Sì. Sperimentiamo. Sì. Ecco. Cosa devo guardi, fare? Allora... Dove siamo? Le racconto la mia storia. Ci troviamo... Segua la sua immaginazione. A teatro la cosa più importante è l'immaginazione. La vita che nasce non la comanda nessuno. E segua i miei appunti. Siamo... In un piccolo paesello di una città, non importa sapere quale, è notte, questo è molto importante, è notte, lei ha perso il treno e deve attendere quello del mattino dopo. E io esco dal bar e la vedo e poi lasci fluire la vita. Io ci provo, eh. Sì, ah, scusi, potrebbe mettersi la giacca. La giacca? Sì. Io l'ho vissuta così. Mettiamo la giacca. Un attimo, eh. Ecco, così? Perfetto, grazie. Seduto. Mi siedo, sì. Lo volevo ben dire. Lei dunque un uomo pacifico, eh? Ha perduto il treno? Per un minuto, sa?
Arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti. Poteva corrergli dietro. Già, è da ridere, lo so. Bastava, santo Dio, che non avessi tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini, più carico d'un somaro. Ma le donne, commissioni, non la finiscono più. 3 minuti, creda, appena sceso dalla macchina per dispormi i nodini di tutti quei pacchetti alle dita. 2 pacchetti per ogni dito. Doveva essere bello. Sai che avrei fatto io? Io avrei lasciati tutti in vettura. E mia moglie? Ah, sì. E le mie figliole? E tutte le loro amiche? Strillare, strillare. Mi ci sarei spassato un mondo. È perché lei forse non sa che cosa diventano le donne in villeggiatura. Sì, che lo so. E proprio perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di nulla, eh? Ah, questo soltanto, fosse solo questo. Capace anche di dire che ci vanno per risparmiare. Poi dopo, appena arrivano in un paesello qua dei dintorni, più brutto è, più misero è l'ercio, e più si sbizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose. Le donne, caro signore. Ma d'altra parte, la loro professione, no? Se tu facessi una capatina in città, caro, avrei proprio bisogno di questo, di quest'altro, e potresti anche, se non ti secca, è carino questo se non ti secca, se non ti secca, poi, già che sei lì, visto che sei lì, potresti anche, ma dico, ma come puoi pensare, cara mia, che in sole 3 ore io possa disbrigare tutte codeste faccende? Ma come? Prendendo una macchina. Il fatto è che dovendo trattenermi 3 ore soltanto, non ho preso le chiavi di casa. Oh, bene, perciò? E perciò ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchetti in deposito alla stazione e sono andato a cenare in trattoria. Dopo, per farmi svaporare la stizza, anche a teatro si crepava dal caldo. All'uscita dico che è già mezzanotte, alle 4 parte il mio treno, per 3 orette di sonno non vale la spesa, e sono venuto qua, in qua. Ah, a proposito, signore, no, dico, questo caffè non chiude, vero? No, non chiude, signore. E così lei ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. Perché me lo chiede? Non vi stanno forse sicuri? Erano tutti ben legati. No. Non dico. No. Ben legati, me lo immagino. Con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani. Un bel foglio di carta rossa, levigata, che di per sé stesso è un piacere vederla. Così liscia che uno ci metterebbe la faccia. Sentirne la fresca carezza. La stendono sul banco e poi vi appoggiano sopra, in mezzo, la stoffa lieve, ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano un lembo e poi dall'alto vi abbassano l'altro. E ci fanno anche con svelta grazia, come una rimboccaturina, quasi un di più per amore dell'arte. Vi
piegano a triangolo da una parte e dall'altra e cacciano sotto le due punte. Allungano la mano alla scatola dello spago, tirano per farmi scorrere quanto basta legare l'involto. Legano così rapidamente che lei non ha nemmeno il tempo d'ammirare la loro bravura. E già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito. Eh sì, si vede che lei ha prestato grande attenzione ai giovani di negozio. Io? Giornate intere ci passo. Sarei capace di starmene anche un'ora davanti a una vetrina a mirare la bravura di questi giovani di negozio. Ci dimentico. Mi sembra di essere, vorrei essere veramente quel bordatino là, quella stoffa di seta, quel nastro rosa o celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato sul metro, ha visto come fanno? Se lo legano a numero 8 intorno al mignolo e al pollice della mano sinistra, prima di incartarlo. Io aspetto che il cliente o la cliente esca dal negozio col suo pacco in mano, sotto il braccio, infilato al dito, e li seguo con lo sguardo fino a quando non li perdo di vista, immaginando. Le cose che immagino. Lei non può farsene un'idea. Ma mi serve. Mi serve questo. Le serve? Scusi, che cosa? Attaccarmi? Dico così con l'immaginazione alla vita degli altri. Come un rampicante intorno alle sbarre di una cancellata. Non lasciarla mai posare un attimo l'immaginazione. Aderire con essa continuamente alla vita degli altri. Ma non delle persone che conosco, eh? No. Non potrei, no. Ne proverei un fastidio, se sapesse, un disgusto, no? Alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente. Non a capriccio, eh? No. Anzi... tenendo ben presente le minime apparenze scoperte in questo, in quest'altro. E sapesse quanto e come lavora, fino a che punto riesco ad addentrarmi. Vedo la casa di questo, di quello, ci vivo. E ci sento proprio fino ad avvertire, sa quel particolare alito che cova in ogni casa, no? Nella sua, nella mia. Ma nella nostra, noi, caro Signore, non avvertiamo più. Perché? Perché è l'alito stesso della nostra vita. Mi spiego? Vedo che lei dice di sì. Sì, dico perché... No, dico, deve essere un bel piacere questo che lei prova, no? Piacere? Beh, immaginando tante cose. Io? Mi dica un po', è stato mai da qualche medico bravo lei? Io? Io no, scusi, non sono mica malato. Ma no. Non s'allarmi. Glielo domando per sapere se ha mai visto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti attendono il loro turno prima di essere visitati. Sì, mi è capitato di andarci con una mia figliola che
che soffriva di nervi. Vabbè, non voglio sapere. Dico, quelle sale ci ha fatto attenzione. Divano di stoffa scura, foggia antica, quelle seggiole, quelle poltroncine, spesso scompagne. È roba di rivendita, Non appartiene mica alla casa. Oh no, il signor dottore ha per sé, per le amiche della sua signora, un ben altro salotto più ricco, più bello. Chissà come striderebbe qualche poltroncina di quel salotto portata di qua, nella sala dove i clienti si accontentano di un arredo così alla buona, decente, sobrio. Dai, volevo sapere se lei, quando andò con la sua figliola, fece attenzione alla seggiola su cui stette seduto aspettando. Oh, guardi, no, francamente no. E c'era, perché non era malato. Ma nemmeno i malati spesso ci badano, compresi come sono del loro male. Eppure quante volte certuni stanno lì a guardarsi la mano che fa grigori strani sul bracciolo lustro di quella seggiola. Pensano e non vedono. Ma che dicevamo? Stava dicendo... Ah, sì, sì. Il piacere dell'immaginazione. chissà perché mi è venuta in mente subito una di queste sale di medici dove i clienti attendono il loro turno prima della visita. Ma sì, infatti, no, non vedevo la... Non vede la relazione. La relazione. Anch'io. che a volte certi richiami della mente... Ma invece no, sa? Invece c'è la relazione. Potrebbe essere questa, mi ascolti. Avrebbero piacere, quelle seggiole, quelle poltroncine, di sapere chi è il cliente che viene a occuparle, che farà, dove andrà dopo la visita, che male, covi dentro. Nessun piacere. E così io. Nessun piacere. E se sono là, povere seggiole, in attesa che un altro cliente qualunque venga a occuparle. Ed è un'occupazione simile anche alla mia. Ora mi occupa questo, ora quest'altro. In questo momento mi sta occupando lei e creda, non provo nessun piacere del treno che ha perduto, della famiglia che l'aspetta in villeggiatura, di tutti i fastidi, insomma, che posso supporre in lei. Tanti, sa, tanti. Ringrazi Dio. Ringrazi Dio. Se sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro Signore. C'è chi ha di peggio. Io. Le dico che ho bisogno di attaccarmi così con l'immaginazione alla vita degli altri, ma per non provarne punto piacere, sa? No, no, anzi, per sentirne tutto il disgusto, per giudicarla sciocca e vana la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa?
con esempi continui, implacabilmente, a noi stessi. Perché non sappiamo da cosa sia fatto, ma c'è. 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 Ce lo sentiamo tutti qua come un'angoscia nella gola, il gusto della vita. Che non si lascia assaporare. Che non si può assaporare. Perché la vita, nell'atto stesso in cui la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa, che non si lascia assaporare. Il gusto della vita ci viene dal passato. Il gusto della vita ci viene di là, dai ricordi che ci tengono legati. Ma legati a che cosa? A questa sciocchezza qua? A questa noia? A tante stupide illusioni, insulsi, occupazioni? Sì, questa che ora qua per noi è una sciocchezza. Questa che ora qua per noi è una noia. E arrivo fino anche a dirle, guardi, questa che ora qua per noi è una sventura. Sì, signore, una vera sventura. Chissà, fra 4, 5, 10 anni che sapore acquisterà, che gusto queste lacrime. Perché la vita, al solo pensiero di perderla, specie quando si sa che è questione di giorni. Ecco, ora io, ecco, guardi là, a quel cantone, guardi, vede quell'ombra di donna? Ecco, si è nascosta. Ma chi era? Non l'ha vista, si è nascosta. Una donna? Mia moglie. Già. Ah, la sua signora. Mi segue da lontano, così. E mi verrebbe credere di andarla a prendere a calci. Ma sarebbe inutile. Come una di quelle cagne ostinate che più lei le prende a calci, più le si attaccano alle calcagna. Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non se lo può neanche immaginare. Non mangia, non dorme più. Si curasse almeno di spolverarsi quella ciabatta che tiene in capo, gli abiti. Non pare più una donna, ma uno strofinaccio. Si sono impolverati per sempre anche i capelli, qua, sulle tempie. Ne ha appena 34 anni. Fa una stizza, credami! La credo stupida! Stupida! Niente, scrollandola, così, niente, sta lì, ti piglia tutto. Sta lì a guardarmi con certi occhi, con certi occhi che mi fanno venire qui alle mani, una selvaggia voglia di strozzarla. Niente, ti piglia tutto. Aspetta che io mi allontani di nuovo per rimettersi a seguirmi a distanza. Ecco, guardi, sporge di nuovo il capo dal cantone. Povera signora. Ma che povera signora. Ma vorrebbe, capisce? Io me ne stessi a casa, tranquillo e quieto, a coccolarmi fra tutte le sue più amorose e sviscerate cure. A godere dell'indore di tutti i mobili, di quel silenzio di specchio che regnava prima in casa mia, misurato dal tic-tac, dalla pendola, del salotto da pranzo. Questo vorrebbe! Ora io domando a lei, per farle capire l'assurdità. Ma che dico l'assurdità?
la macabra ferocia di questa pretesa. Io domando a lei, scusi, se le sembra possibile, che le case di Messina, le case di Avezzano, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate, ne sarebbero state ordinate e quiete lungo strade e piazze, obbedienti al piano regolatore della Commissione Municipale Edilizia. Case di pietra e travi, per Dio, se ne sarebbero scappate! Immagini i cittadini di Messina, i cittadini di Avezzano, spogliarsi placidi per mettersi a letto, mettere le scarpe fuori dall'uscio, appendere gli abiti nell'armadio e, cacciandosi sotto le coperte, godere del candore delle lenzuola fresche di bucato, con la coscienza che di lì a poco sarebbero morti. Le sembra possibile? Sì, però guardi che... E mi lasci dire! Scusi. Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti schifosi che uno inopinatamente ci scopre addosso. Ecco, guardi, lei passa per via, a un tratto un altro passante cauto con due dita protese la ferma e le dice: scusi, egregio signore, e lei c'ha la morte addosso. E con quelle due dita protese la piglia. Sarebbe magnifico. Ma la morte non è come uno di quegli insetti schifosi. Tanti ce l'hanno addosso e non lo sanno. E camminano per via e pensano a ciò che faranno domani, dopodomani. Non all'altro ancora. Ecco. Ora io... Venga qua, sotto questa luce. Venga, voglio farle vedere una cosa. Ecco, vede qua, sotto questo baffo, su questo labbro, vede questo bel tubero violaceo. Sa come si chiama questo? Oh, un nome dolcissimo, sa. Più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama, pronunzi, sentirà che dolcezza. Epitelioma. La morte è passata e mi ha scacciato questo bel fiore in bocca. E mi ha detto: tientelo caro, ripasserò fra 8-10 mesi. Ora mi dica lei, me lo dica, se io posso starmene a casa, tranquillo e quieto, come quella disgraziata vorrebbe, con questo bel fiore in bocca.
Mi credo stupida! Cosa vuoi? Che ti baci? Sì, sì, baciami. Ma lo sai che ha fatto? Settimana scorsa, con uno spillo, qui, sul labbro, ti ha graffiata, poi mi ha preso la testa fra le mani e mi voleva baciare, baciare in bocca. Perché dice che vuole morire con me. È pazza. È pazza. È pazza. Io non ci sto a casa. Io non ci sto a casa. Ho bisogno di starmene davanti alle vetrine dei negozi, ammirare la bravura dei giovani di bottega, perché se mi si fa un solo momento di vuoto dentro, lei lo capisce, vero signore? Lei lo capisce. Io posso anche ammazzare tutta la vita in uno che non conosco, cavare di tasca la rivoltella e ammazzare uno che per caso, come lei, abbia perduto il treno. E... non tema, non tema. Mio scherzo. Ammazzerai me, semmai. Me ne vado. Ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche. Le mangia lei? Mm? Tutta la buccia, è vero? Sì. Sì. Spaccano per metà, così si premono con due dita, si aprono come due labbra succhiose. Ah, che delizia. Mi ossequi la sua signora in villeggiatura. E anche le sue figliole. me le immagino, sa? Vestite di rosa, celeste, in un bel prato verde, in ombra. Mm? E mi faccio un favore, domani, quando deve arrivare. Quando arriverà, mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione. Forse all'alba lei può fare la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla proda. Ne conti i fili per me. Quanti fili saranno? Tanti giorni ancora io vivrò. Ma lo scelga bello grosso, mi raccomando. Buonanotte, caro signore.
finzione, realtà. Realtà. Finzione. Movimento, 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 le parole, i personaggi, lo scrittore, la forma, l'immutabilità di una forma, la vita che si traduce in vita. Una statua. Le parole. Le parole devono nascere da dentro, dalla passione vissuta, perché è la vita che nasce. Non la comanda nessuno. E tutto questo nel copione non c'è. Non c'è. Non c'è, non c'è mai stato. Non c'è. Il movimento. Perché le parti scritte riabbiano vita. Ogni volta. Ogni sera. Ah. L'opera mia. È finita. Ora.